Armando Foschi, all'interno del cosiddetto PUMS c'è un piano molto particolare, il piano degli orari che scandirà la città. Di cosa si tratta? Allora, si tratta che la città verrà regolamentata da un piano dei tempi e degli orari. Ricordo che all'interno del PUMS ci sono diversi piani, il bici plan, che è praticamente la regolamentazione delle piste ciclabili in città, il piano della sicurezza stradale per cercare di evitare gli incidenti, il PEBA, che è il piano eliminazione barriere architettoniche, il piano dei tempi e degli orari. Il piano dei tempi e degli orari significa andare a disciplinare gli orari della città, quindi l'entrata delle scuole, l'uscita delle scuole, l'entrata nei grossi centri dove di lavoro, gli uffici, il comune, le poste, l'ospedale, quindi riorganizzare i tempi per rendere una città più fluida. Oggi conosciamo la città caotica la mattina dalle 8 alle 9 in occasione dell'entrata delle scuole, altro caos tra le 12.30 e le 13.30 al momento dell'uscita dalle scuole, intorno alle 14 quando gli uffici pubblici chiudono. Quindi significa regolamentare e disciplinare gli orari all'interno della città di Pescara. Dunque ci potrebbero essere degli orari scaglionati rispetto ai vari servizi? Esatto, significa differenziare, alcune scuole entreranno alle 8, altre alle 8.30, 8.15, basta un quarto d'ora di distanza per regolamentare e rendere una città fluida e non caotica. Questo piano deve andare in consiglio comunale o no? Il piano è stato già esaminato in commissione, adesso la giunta lo dovrà approvare, dopodiché verrà in commissione perché è un regolamento e in consiglio comunale perché si tratta di regolamento. Quando potrebbe entrare in vigore? Ma secondo me nei primi mesi del prossimo autunno, tra settembre e ottobre. Insomma, tutto dovrà funzionare, dite voi, come un orologio. Esatto, e soprattutto per rendere la città sostenibile e vivibile.